Allora, la prima notizia è che non abbiamo registrato disservizi non da quando è chiuso il pronto soccorso, perché in realtà è da quando mancano i medici del pronto soccorso, che sono stati egregiamente a oggi sostituiti H24, ci terrei a dire, dai medici della guardia medica di notte e dai medici del PPI di giorno, e vi ricordo per contratto possono fare sia i codici bianchi che i codici verdi, che poi alla fine, come voi ben sapete, sono quelli che intasano i pronto soccorsi, in quanto sarebbero codici che non necessariamente debbono essere trattati nei pronti soccorsi. E solo per i dati che abbiamo fino a ieri, almeno il 10% è l'aumento di accessi che si registra ad Avola, mentre abbiamo un aumento importante dei soggetti trattati proprio all'interno di Nodo. Questo ci fa capire che, oltre a non esserci stato disservizio, la gente comincia ad apprezzare sia il servizio della continuità assistenziale sia il servizio del PPI, che vi ricordo che non sono servizi di serie B, perché non tutti ce l'hanno, ma ce l'hanno solo normalmente le località in cui ci sono gli ospedali. Questa è la prima novità importante. La seconda novità è che si sta già dando corso all'attivazione dei posti di lungodegenza. Perché è importante la lungodegenza dell'ospedale di Noto? Perché tutti i malati che sono in medicina ad Avola e che quindi magari non possono essere mandati a casa immediatamente possono transitare nella lungodegenza. Questo cosa significa? Che quelli che permangono al pronto soccorso avranno già i posti liberi in medicina, per cui, come capite bene, è una catena, cioè se non si libera l'uno non si può neanche sgravare il pronto soccorso degli altri interventi. Per quanto invece riguarda la riabilitazione, è stato proposto alla stessa commissione l'apertura di un centro per il linfedema, e vi voglio ricordare che questo centro per il linfedema praticamente non esiste in Sicilia, per cui sarebbe l'unico centro che si concentra a Noto, per i quali noi, se chiederemo anche l'autorizzazione a farlo diventare centro di riferimento regionale, per i quali Noto ha tutte le caratteristiche, avendo avuto assegnati dalla regione ben 28 posti letto per la riabilitazione. La terza novità, qual è? Che proprio l'altro ieri l'assessore per Noto e Paghino ha autorizzato l'istituzione alla RSA e la esternalizzazione, tant'è che, come avrete sicuramente voi letto, il prefetto ha fatto un comunicato perché c'è stata una procedura di raffreddamento che ha evitato il licenziamento di 29 lavoratori nelle more che venga espletata la gara, per cui diciamo il futuro, al di là delle acuzie, perché non tutti abbiamo bisogno delle acuzie, pensate che l'allungamento dell'età invece porta la necessità di avere altri tipi di intervento, quelli della lungodegenza e della riabilitazione, quindi non averli significherebbe magari spesso duplicare i reparti e poi non avere servizi e poi la gente se ne va fuori. Quindi in questo senso si è attivato. Domani, per ultimo, scade l'avviso di disponibilità dei medici pensionati e quindi vedremo chi ha i titoli, i requisiti e chi accetterà, perché vi ricordo, una cosa è fare la domanda, poi una cosa è alzarsi a una certa età e fare le notti eccetera eccetera, ma speriamo che ci danno la disponibilità e vediamo quello che succede. In più abbiamo chiesto a Catania e a Ragusa la possibilità di accedere a una convenzione per garantire questo servizio. Però vi ribadisco, per noi oggi, infatti sta per partire una lettera di encomio per gli operatori dell'ospedale di Noto per come hanno saputo gestire questa emergenza, e a oggi non ci hanno fatto registrare nessun disservizio. Orientativamente, quale potrebbe essere, se è possibile prevederlo, una data di riapertura del pronto soccorso di Noto? Beh, questo bisogna vedere che disponibilità ci sono, perché considerate che in realtà la rete ospedaliera non prevede che ci sia il pronto soccorso. Però a oggi sostanzialmente c'è un PTE, cioè un presidio territoriale di emergenza, che da certi punti di vista è tanto quanto importante, in quanto la mattina, oltre ad esserci il PPI ordinario, c'è il PPI pediatrico e 4 poliambulatori di specialistica che supportano il pronto soccorso. E in questo senso anche i medici pensionati, se hanno qualche specialità che ci può essere utile, se ce la mettono a disposizione, servirà a
d'ausilio anche agli attuali servizi, perché pensate, uno specialista in ortopedia, in chirurgia, in cardiologia, se arriva uno alla guardia medica da una consulenza altamente specialistica, per cui diventa, rafforza ancora di più questo tipo di attività. Considerate che abbiamo chiesto anche, già abbiamo messo l'ambulanza con gli autisti H24, ma abbiamo chiesto l'istituzione dell'ambulanza medicalizzata. Da qualche tempo c'è uno scontro, sembra, tra l'ASP di Siracusa e il Trigono di Noto, è comunque noto. Da un lato la rete ospedaliera, adesso la carenza di medici. Abbiamo trovato un attimo la quadra? No, io penso che più che scontro ci sono forse fortuite coincidenze negative che impattano solo ed esclusivamente nell'ambito del nostro stabilimento del Trigona. Potrebbe darsi che dall'esperienza del Trigona nasca qualcosa di più importante, io penso anche per tutta la rete siciliana della sanità, perché se questa carenza di medici parte dal nostro stabilimento, ma pare che sia generalizzata nell'ambito della realtà siciliana per tanti motivi che sicuramente non sono addebitabili né all'assessore né all'ASP 8 di Siracusa, può essere un buon momento per fare il punto della situazione. Io penso che la presenza della Commissione Sanità con grande attenzione su questi argomenti sia sicuramente un volano virtuoso. Poi evidentemente non si può chiudere un pronto soccorso perché mancano dei medici, bisogna precettarli, bisogna fare quello che l'ASP ha fatto, cioè anche chiedere la disponibilità dei pensionati, ma la chiusura non è mai una soluzione. Bisogna essere ciascuno di noi responsabile dei propri ruoli e quindi adottare strategie che sono anche d'emergenza ma positive, cioè mantenendo i servizi anche al minimo essenziale, ma mantenendo i servizi. La chiusura non è mai una soluzione. Qual è invece il futuro per l'ospedale Trigona? Ma noi siamo oggi nell'ambito di un decreto di rifunzionalizzazione con alcune incertezze. La prima è quella di aver fatto un ricorso al TAR in merito al decreto stesso, principalmente per la carenza di posti letto che rivendichiamo. Mancano circa 119 posti letto nel quadro del rapporto con i parametri della Balduzzi, ma allo stesso tempo è necessario che tutta la zona sud venga potenziata. Il Trigona è uno stabilimento di grande importanza, ci sono tanti processi in atto, fra cui quelli che l'ASP sta cercando di condurre in porto, con la presenza anche di ospedalità private in convenzione, con la possibilità di ristabilire processi che potenziano tutta l'area e tutto il territorio del sud-est, per cui siamo speranzosi che qualcosa possa accadere presto, perché sulla sanità non possiamo sicuramente sbagliare e non possiamo continuare a dare dimostrazione senza responsabilità alcuna in questi casi di inefficacia e inefficienza del sistema.